Oggi ricordiamo Pio La Torre e Rosario Di Salvo davanti alla lapide nel luogo dell'assassinio. Pio La Torre è uno dei politici più lucidi, più brillanti, più tenaci, più coraggiosi che ci abbia consegnato la Repubblica, che ha avuto il coraggio in tanti anni di impegno civile, sociale, di combattere le diseguaglianze, di difendere gli ultimi, di difendere i più deboli, di lottare per la pace e di lottare per la legalità. La battaglia, quella della denuncia, di una vita spesa verso la ricerca continua, costante della verità. E allora oggi l'esempio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo deve essere un motore che accompagna ogni giorno la vita del partito. E il compito del partito è quello di trasferire questi valori alle giovani generazioni. È un rapporto continuo, costante, che dobbiamo accompagnare sempre di più e sempre meglio tra l'esempio di La Torre e di Salvo e le giovani generazioni che crescono. Così avremo la possibilità di disegnare una Sicilia diversa, di costruire una generazione fondata sui valori, sull'esempio della lotta per la legalità. L'anno prossimo sarà il 40° dell'anniversario dell'uccisione di La Torre e di Salvo. Credo che quella sarà l'occasione per una grande manifestazione del Partito Nazionale sulla legalità, per garantire forti, chiare, solide e sempre più e sempre meglio le radici della nostra tradizione per disegnare una Sicilia diversa.